dotare la città di Udine di un museo di storia naturale sorse già nel 1866, quando per volere del suo storico fondatore, Giulio Andrea Pirona, si scelse come sede quella dei musei civici. Successivamente però la sede dovette essere spostata, prima all'interno dell'ospedale vecchio di Udine e poi a Palazzo Giacomelli, che però in seguito al terremoto doveva essere ristrutturato e quindi fu necessario dividere la vasta raccolta e offerta del museo in edifici diversi, diciamo temporaneamente. Nel momento in cui finì la ristrutturazione si decise però di stabilire lì il Museo Etnografico del Friuli e quindi si iniziò a cercare una sede per il Museo di Storia Naturale, sede che fu trovata nei 23.000 metri quadrati dell'ex macello comunale, che era totalmente abbandonato proprio per il suo numero di edifici che potevano rispondere alle esigenze del museo e della sua collezione di oltre 1 milione di reperti. Quindi iniziarono i lavori di ristrutturazione che sono tuttora in corso, finiranno si spera nel giro di un paio d'anni, di quello che è adesso, ma sarà soprattutto nei prossimi anni, un museo totalmente ecosostenibile, che quindi contribuisce nel identificare Udine nel panorama nazionale come una città all'avanguardia, soprattutto attenta all'ambiente. Ma tornando un po' indietro negli anni, vediamo come il macello fu fondato nel 1933 in seguito alla decisione di Luigi Spezzotti, che era il presidente dell'amministrazione provinciale, di creare il grande frigorifero del Friuli 13 anni prima, quindi nel 1920, che è l'edificio che vedete là, che è ancora in stato di abbandono purtroppo, un edificio enorme che fu creato proprio per conservare quelli che erano i beni deperibili, per riuscire nel primo dopoguerra a non solo conservarli, ma quindi a distribuirli in modo equo e soprattutto in modo costante e capillare in tutta la provincia di Udine. Dal momento in cui entrò in funzione il grande frigorifero, che era uno dei numerosi sorti ovviamente in Italia, ma in assoluto uno dei più moderni, che poteva vantare un impianto di condensazione che arrivava direttamente dall'Inghilterra, era necessario quindi un macello che potesse produrre a ritmi quasi industriali. E quindi non era più utilizzabile quello che era già presente a Udine, che era attivo in via Cusignacco, che però creava anche dei problemi di igiene, in generale dei problemi alla rete urbana, poiché era stato completamente inglobato dalla città. E quindi si incaricò l'architetto Gilberti di pensare a un progetto per il nuovo macello, e lui ovviamente organizzò il progetto che fu approvato e nel giro di un po' meno di un anno si poté mettere in funzione questo gran numero di edifici che era stato costruito, che comprendeva tutte le sale necessarie, quindi non solo ovviamente le sale in cui venivano mantenuti gli animali ancora vivi, ovviamente le tripperie e anche gli uffici dell'amministrazione, che sono questi, che erano non solo adibiti all'amministrazione ma anche proprio all'abitazione del custode e del direttore, e che in questo momento sono in fase di ristrutturazione e diventeranno di nuovo uffici amministrativi, però questa volta ovviamente del Museo di Storia Naturale. Il macello manteneva uno stile che ricordava quello della campagna friulana, che era lo stile neomedievale, molto in voga all'epoca, che è stato riproposto anche nella ristrutturazione attuata dal museo. Quindi, come potete vedere, si vanno ad alternare i mattoni rossi con la pietra artificiale ad effetto bugnato, che erano i colori diciamo tipici che rimandavano alle abitazioni, alle fattorie di campagna. Il macello prendeva l'acqua direttamente o dalla roggia per quanto riguardava la pulizia dei pavimenti e delle zone esterne, oppure dall'acquedotto della città di Udine per quanto riguardava ovviamente le caldaie, gli abbeveratoi degli animali e ovviamente le zone di residenza e gli uffici.
merci. Per favorire l'arrivo della merce si era creata un collegamento con la stazione, scusate, con la rete ferroviaria, che era, si utilizzava esclusivamente per il trasporto di animali da macello, appunto per favorire l'intensa produzione. E quindi nel giro di poco tempo, dalla sua creazione, diciamo, il macello diventò parte integrante del polo economico contadino friulano, in particolare della città di Udine, insieme al mercato ortofrutticolo che si trovava dove adesso c'è il palazzo della regione e al foro boario che era sito a nord del perimetro dove ci troviamo. Questo polo fu fondamentale in un momento come il dopoguerra, poiché era progettato per duplicare la sua produzione, in particolare, io lo so, per il macello e per il grande frigorifero, per duplicare la loro produzione nel caso in cui si dovesse andare incontro a una crescita demografica e auspicabilmente anche a un miglioramento dell'economia friulana. L'edificio è quello che purtroppo da quando si vede molto bene, quello dietro gli alberi, è praticamente l'ex residenza del direttore del macello e di tutti gli uffici della direzione del macello. È diviso in tre piani, dove al piano terra, leggermente rialzato, troviamo un laboratorio batteriologico, lo studio del veterinario, e un museo di anatomia patologica e l'ufficio stesso del direttore. Al secondo e terzo piano invece c'era la residenza del direttore, quindi insomma bella grande. E da qua non si vede bene, ma c'è una torretta. E questa torretta l'ha creata l'architetto Ettore Gilberti per dare una connotazione più neomedievale alla struttura. Proseguendo troviamo l'edificio qua, quello un po' più vicino a noi, che era l'ex residenza del custode barra sorvegliante del macello. C'erano anche gli uffici di amministrazione. Questo edificio è diviso invece in due piani, dove al piano terra c'era la portineria col telefono, e c'era l'ufficio della pesatura dei dazi e c'era l'ufficio stesso del sorvegliante. Al piano superiore invece c'era la sua residenza. Entrambi gli edifici presentano una connotazione lombardo-medievale e sono rivestiti in laterizio. Proseguendo qua, di fronte a noi, c'è la tettoia. La tettoia ove il quale gli animali che arrivavano al macello venivano pesati, bollati e daziati. E si possono notare quattro cancelli, allora due qua più interni verso di noi e due che danno sulla strada. Questi cancelli avevano la funzione di sancire un percorso obbligatorio di entrata e di uscita degli animali che arrivavano al macello. Questo per garantire un maggiore ordine all'interno del macello, in modo tale che non si creassero disguidi e disordine all'interno della struttura. Proseguendo qua verso la mia sinistra, troviamo questo fabbricato che adesso grazie alla riqualificazione è stato adibito a biblioteca. Un tempo però era sede dei cavalli, in particolar modo, quindi del bestiame, dei lavoratori all'interno del macello, quindi sostanzialmente i cavalli dei macellai. Allora, questo locale è strutturato in due piani, quindi al piano terra c'erano i cavalli e al piano superiore c'erano i fienili. E si possono notare da qua i grandi finestroni, che ci sono anche sul lato della strada, però in dimensioni un po' più ridotte, che avevano sostanzialmente due funzionalità. La prima, quella di luminosità, quindi di garantire luminosità all'interno del locale. La seconda invece era quella di garantire una buona areazione all'interno del locale. Esattamente. E infatti questa tecnica è stata adottata sia per l'ex macello di contumazione, e sia per le sale di abbattimento che vi spiegherà dopo il mio collega, che si può presumere che per chi ci lavorasse l'odore non fosse dei più gradevoli. E allora, l'ex macello di contumazione è diviso in due fabbricati, uno ad est e uno ad ovest. Allora, in quella ad est era presente una stalla di sosta per gli animali sospetti e quindi per gli animali presunti ammalati, diciamo quindi affetti da malattie. All'interno dello stesso locale c'era una sala di abbattimento, quindi una volta accertati che gli animali fossero davvero affetti venivano abbattuti. Il locale invece più a ovest c'era all'interno una vera e propria stanza che studiava la necrologia, nel senso che ci si accertava della morte degli animali in modo tale che
le infezioni non si spargessero all'interno dell'ex macello e quindi che infettassero tutti gli altri animali. Vi lascio adesso al mio collega che vi spiegherà le sale di abbattimento. Una per i bovini, una per i suini e sì, una sì, per i vitelli e ovini insieme. Le sale di abbattimento e direi anche tutto il macello sono stati creati con i più alti criteri igienico-sanitari dell'epoca. E il macello infatti era estremamente funzionale e non ha fornito carne solo a Udine, non ha fornito carne solamente al Friuli, bensì la carne del macello di Udine è arrivata perfino in Sardegna in alcuni momenti di bisogno. E comunque le sale di abbattimento, pur essendo per animali diversi, hanno tutte delle caratteristiche simili, come ad esempio il pavimento in piastrelle greficate, quindi un pavimento solido, oppure le pareti che sono state coperte fino all'altezza di 1,80 m con piastrelle in ceramica bianca. Questo è stato fatto per semplificare il più possibile il processo di pulizia che veniva fatto con l'acqua della roggia che veniva riscaldata nel locale caldaie, ovvero là dietro dove c'è la canna fumaria. Parlando un po' invece della sala bovini in particolare, che è questa qua la prima che riusciamo a vedere meglio, pur essendo leggermente coperta dalla vegetazione, misura 36x16 metri con un'altezza di 5,5. Ha 16 postazioni di abbattimento e, calcolando circa mezz'ora per ogni bovino, in 8 ore lavorative era in grado di produrre, di macellare, 256 grossi bovini, che è quantità molto, molto alte di bestiame. La seconda sala è quella dei vitelli e degli ovini, là dietro, non riusciamo a vederla molto bene, forse dal foro dopo si riesce a vedere un po' meglio. Misura 19x13 metri. Quella che invece proprio non si riesce a vedere è la sala di abbattimento dei suini. E misura 32x15 metri ed è leggermente diversa dalle altre sale, per il fatto che, oltre che per le misure, per il fatto che presenta una vasca leggermente rialzata. Ciò è stato fatto perché i suini, una volta abbattuti, devono essere immersi in acqua calda per semplificare il processo di depilazione dell'animale. Queste qua sono alcune foto che possiamo vedere del macello. Questo qua è il frigorifero che adesso si trova là in fondo, cioè che è là in fondo. Questa qua è una sala di abbattimento, una delle tre di cui vi ho appena raccontato. Potete vedere il pavimento greficato, le pareti. E questa qua invece è una foto del macello fatta dal frigorifero, appunto dalla cima del frigorifero. Possiamo vedere che dietro non c'erano ancora nessun tipo di palazzi, né nulla, era la campagna. Ecco, questo è quanto. Dal foro, quel foro lì fatto nella rete si può, professionale, si può vedere ecco, un giusto, po' meglio la sala di abbattimento bovini, appunto quella di cui vi narravo prima, Kelly. Ora passo la parola al mio compagno. Due edifici qua che sono il locale caldaie, quello con la ciminiera e questo locale qua che era ripartito in due zone, ovvero il fecaio e la treperia. Siccome l'idea di questo macello era di fare tutto in loco, quindi di non far uscire nulla da questi muri se non appunto il prodotto finito, erano state costruite appunto un fecaio in cui venivano svuotate l'interiora e una treperia in cui venivano poi lavate, sezionate e preparate per la vendita. E il locale caldaie invece era munito, oltre che alla ciminiera che è ben visibile, era munito di due caldaie in acciaio in cui venivano bruciate, oltre che a combustibili come legna o carbone, tutti i resti non edibili dovuti alla macellazione, quindi magari le carcasse, spoglie senza carne. E diciamo che l'utilizzo principale di queste caldaie, del calore prodotto, era quello di scaldare l'acqua che veniva pompata dalla roggia che è dietro il muro in fondo e che veniva poi utilizzata sia per la depilazione degli animali come dei suini, sia per il lavaggio il mantenimento igienico delle zone in cui venivano appunto delle postazioni di macellazione. E alle nostre spalle invece questi due edifici sono analoghi e erano adibiti a stalle, e quella alla mia sinistra erano le stalle dei bovini, invece quella alla mia destra erano le stalle dei suini. E appunto venivano stipati gli animali prima di essere macellati. E attualmente sono già state riqualificate e messe in sicurezza,
sono state rifatte le coperture del tetto, sono state messe a posto le murature, aggiunti gli infissi e anche diciamo degli elementi di consolidamento, come ad esempio l'architrave in cemento armato sotto la linda del tetto e i timpani in laterizio, che una volta erano forati appunto per permettere una reazione corretta e appunto la respirazione degli animali, che sennò non potevano sopravvivere. E attualmente ospitano i due archivi, ovvero alla mia sinistra l'archivio dei fossili con più di 250.000 pezzi, è uno dei più importanti, anzi è il più importante della regione, e alla mia destra l'archivio dei giochi invece. L'archivio dei fossili appunto dicevo è molto importante anche perché la regione del Friuli Venezia Giulia è una delle più importanti in Europa addirittura per quanto concerne i fossili, dato che sulle nostre montagne c'è una zona di più di 50 km di estensione che una volta era una zona costiera, una costa, e quindi è possibile ritrovare una stratificazione di quasi tutte le aree geologiche. E questi due edifici qua, che fanno appunto parte del nuovo Museo di Storia Naturale, apriranno nel 2020, e quando secondo la tabella di marcia saranno riqualificate anche le zone alle vostre spalle, che prenderanno, diciamo, diventeranno un centro polifunzionale del comune, in cui ci saranno attività giovanili o conferenze di qualunque genere. Tutte le parti verdi del complesso erano state pensate inizialmente dal primo architetto come una zona in cui fosse stato possibile, in caso di necessità, quindi di aumento di lavoro, un ampliamento delle strutture del macello, e invece adesso rimarranno degli spazi verdi, quindi diventerà un parco con annesso il museo, e verranno abbattuti i muri, diventerà uno spazio ricreativo come il Parco Moretti ad esempio. E per concludere, l'idea del macello nasce subito dopo la Prima Guerra Mondiale, l'idea del 1920, e viene completato nel 1933. E diciamo che lo scopo era di, siccome la popolazione si stava rialzando dopo gli avvenimenti della Prima Guerra Mondiale, diciamo che il fabbisogno di carne aumentava e quindi la produzione familiare non era più sufficiente, e quindi si pensò di convogliare, di concentrare tutta la produzione in un unico centro, al centro della regione appunto, quindi a Udine. E il macello lavorò fino al 1970, e quando poi fu abbandonato, diciamo, e le strutture divennero degli uffici della Croce Rossa o comunque di altri enti statali. E poi vennero, però si abbandonarono anche queste attività qua, e il macello venne lasciato alla rovina come lo vediamo ora. Invece il frigorifero diventò fino agli anni 90 venne utilizzato come granaio, dato che dove adesso c'è l'attuale Palazzo della Regione era situato il mercato ortofrutticolo, e quindi questo qua era, diciamo, il granaio della città di Udine. E attualmente ci sta un centro per i profughi invece. Dovete sapere che negli anni 60-70 circa il macello, che era ancora attivo, venne adibito per la vendita al pubblico, e certe sale vennero adibite per la macellazione degli equini. Ma negli anni 90 il macello iniziò a subire una fase di crisi. Perché? Perché la città di Udine si stava ampliando e quindi risultava inadeguato avere un macello così vicino al centro urbano. E anche perché il macello ormai stava risultando anche inadeguato per le nuove norme igienico-sanitarie. Quindi nel 1996 il macello di Udine chiuse definitivamente i battenti e rimase inutilizzato. Il macello rimase inutilizzato finché Riccardo Illy non siglò un primo accordo tra la regione e il comune e recuperò quello che una volta era il mercato ortofrutticolo e lo trasformò nel nuovo palazzo della regione. Inoltre nel 2007 venne indetto un concorso che cercava un progetto finalizzato a recuperare tutta la zona dell'ex macello. E questi progetti dovevano avere come fine ultimo il recupero e la conservazione delle caratteristiche artistiche e storiche del sito, e dovevano anche rientrare in quelle che erano, in quelle che sono le nuove, i nuovi principi di ecosostenibilità e di risparmio energetico.
Il primo progetto prevedeva di destinare l'area dell'ex frigorifero in esposizioni artistiche, mentre l'area dell'ex macello in attività culturali e sociali per i giovani. In particolare le aree più ampie in una sala concerti, in un teatro, mentre le aree minori in laboratori didattici per i bambini. Questo non venne realizzato a causa del costo eccessivo e della vicinanza, della perplessità di mettere una sala concerti vicino al centro urbano. Un'altra società che era interessata a questo complesso è quella che gestisce in Friuli il Rototom Sunsplash, ovvero il festival di musica reggae più grande d'Europa, che dura circa più di una settimana e nelle scorse edizioni ha ospitato oltre 200.000 persone. E a causa degli spazi e della vicinanza con il centro urbano non è stato realizzato. Quindi la regione decise di destinare l'area a un museo di storia naturale, a un'area più scientifica. E come potete vedere il complesso è perfettamente inserito all'interno del contesto cittadino e cerca di preservare alcuni degli elementi dell'ex macello proprio per preservare e diventare testimonianza della vita contadina di Udine. E il progetto di cui vi parlava prima fu vinto dal concorso nel 2008 dallo studio Marconi, che appunto decise di restaurare l'area e destinarla al Museo di Storia Naturale, e con un costo preventivato di 7 milioni di euro, che verranno poi stanziati alcuni anche dai fondi europei. E la fine dei lavori è prevista per il 2020, e come possiamo vedere la prima parte del progetto è stata realizzata e conclusa nel 2017. L'edificio 8 è un edificio prospiciente via Sabatini ed è un edificio che ospita alcune collezioni del Museo di Storia Naturale, che verrà definitivamente adibito all'interno dell'ex frigorifero di Udine, che diventerà la sede principale del Museo di Storia Naturale. La biblioteca comunale invece ospita alcuni libri di botanica e sempre cose inerenti al Museo di Storia Naturale, una ludoteca invece destinata ad attività ludiche per i bambini, e là in fondo invece c'è un edificio molto interessante, che è un edificio che conserva un archivio e conserva numerosi elementi fossili e reperti archeologici proprio del territorio di Udine, che sperando per il 2020 verranno spostati definitivamente nella sede principale. E anche il parcheggio, che non so se avete presente, quello che c'è su Piazza Alcella, che è un parcheggio abusivo in questo momento, verrà destinato a un orto botanico. Quindi nel 2017 vennero conclusi i lavori di restauro dell'edificio 8 e della biblioteca, e questo fu permesso dai fondi che vennero ricavati dalla regione nel momento in cui essa aderì al progetto europeo CESBA, che consiste, verranno la parte pratica, in una certificazione che viene attribuita a tutti quei progetti di riqualificazione ambientale che hanno come obiettivo primario l'ecosostenibilità, il rispetto delle norme ambientali. E infatti l'edificio 8 rappresenta un po' l'emblema dell'ecosostenibilità. Ad esempio, guardando l'esterno, non è visibile, forse dall'interno si vede meglio, il tetto è realizzato interamente con un impianto fotovoltaico che alimenta l'impianto di climatizzazione, di illuminazione e di riscaldamento. Il riscaldamento tra l'altro è a pavimento, quindi tra l'altro a pavimento e a bassa temperatura, quindi a livello di consumo non c'è problema. Quindi tutto quello a livello energetico che viene prodotto in questo edificio viene consumato in questo edificio, è a sé stante, è autonomo. Poi andando verso l'interno, così vi mostro bene tutto, l'esterno è originario, è una muratura originaria, e ciò è stato permesso dalla realizzazione di un cappotto interno di isolamento. Si sa infatti che la muratura di per sé non resiste alle escursioni termiche, quindi c'erano due opzioni: o demolire il tutto e ricostruire da zero, ma così non si avrebbe rispettato un po' l'idea di rispettare il passato artistico e storico dell'area, oppure la seconda opzione, ed è quella che è stata attuata, lasciare l'esterno intatto e lavorare all'interno. Venite pure. Bene, quindi ci troviamo all'interno. A
pulito l'interno, comunque dimostra la sua modernità, una modernità che però rispetta l'ambiente circostante. Quindi, per quanto riguarda le vetrate, sono realizzate con vetri basso emissivi, quindi c'è sempre un'attenzione all'ambiente. Quindi è stato trovato anche un sistema per misurare l'umidità, che non è scontato perché comunque previene muffe e dà comunque una certa protezione all'edificio. Attualmente al piano di sopra ci sono uffici, perché questa qua è la parte amministrativa del Museo di Storia Naturale, e anche ai lati ci sono alcuni uffici. Però per mostrare anche al pubblico quello che poi si troverà nel museo, sono state portate queste teche che raccolgono un po' tutta la collezione, non tutta, ma un po' di tutto della collezione del museo, quindi si passa dai minerali, ai fossili, agli animali. E quindi questo anche vuole testimoniare che il museo, che finalmente dopo il 1886, che non ha trovato una sua sede, l'ha trovata finalmente, e si spera anche che possa venire costruito ufficialmente.